quello che vi sto, ci stiamo dicendo, in fondo ha un grande valore sotto, fiducia. Se i miei uomini non si fidano di me, signore, di cosa stiamo parlando? È difficilissimo spiegare che adesso ti devi, tocca a te, ma perché non a lui? Adesso tocca a te, punto. Tocca a te, devi fare questa cosa, c'è da cambiare questa cosa, ti puoi lamentare, però c'è un'urgenza. Se io non ho né un buon rapporto fiduciario con i miei uomini, io non posso avvalermi di quella energia, il numerino che hanno dietro i miei ragazzi, che li deve portare a dire, ok, sarà un problema, ma se lo dice Fabrizio, che stimo, che riconosco, di cui il cui passato mi ha dimostrato coerenza, continuità, equità di rapporto, se io non ho questo, io ti dico, se dice Fabrizio, chi se ne frega. Se invece conosco Fabrizio e conosco la persona che è, anche se ho la sensazione che sia una soluzione, bah, dubbia, che potrei non condividerla, però a un certo punto sai che c'è? Mi fido. La fiducia è un ingrediente vitale della leadership. Tutti i leader, ancora di più se sono carismatici, vanno anche oltre, generano una naturale fiducia, fides, fiducia nei loro confronti da parte dei propri uomini, e la restituiscono tra l'altro, è un mutuo scambio. Se io non ho fiducia nelle persone con cui lavoro, le persone non hanno fiducia in me, io posso solo dettare regole, istruire compiti basandomi sul mio numerino più grosso del tuo. Ma allora non sono un leader, sono un capo gerarchico. Mi sto spiegando? Se io non voglio usare il numero dietro le spalle per far pesare che ho ragione, che non è poca roba, devo fare in modo che le persone con cui ho a che fare, soprattutto in tempi non sospetti, cosa significa? Non quando c'è un'emergenza, siamo tutti fratelli uniti e compatti, poi in tempo di vita ordinaria mi dimentico dei miei colleghi, ne sono irreperibile, non dedico la stessa attenzione, perché è troppo comodo, nei momenti difficili siamo tutti fratelli, siamo tutti, tu valorizzazione, 18 colloqui, discorsi motivazionali, siamo tutti coach, quando abbiamo bisogno delle risorse in un momento difficile. E quando non c'è bisogno delle risorse difficili è che io mi preoccupo proprio del mio collega. Quando paradossalmente mio collega dovrebbe domandarsi, ma perché ti stai interessando a me? È successo qualcosa? No, proprio perché non è successo niente, sei importante. Perché quando ci sono momenti difficili, questa semina avrà già dato i suoi frutti e non dovremo perdere troppo tempo nel capire che c'è qualcuno che deve guidare un reparto, un gruppo, un team, nell'interesse, tra l'altro, che non necessariamente devo condividere il 100% con i miei uomini condividono magari l'indirizzo, ma se voi avete una responsabilità, poi dovrebbe bastare il fatto che, siccome voi avete la responsabilità di quella determinata unità operativa, sapete voi perché bisogna intervenire in un certo modo, perché avete condivisa con i vostri capi. E non è detto che dobbiamo riversare letteralmente ai nostri uomini nel dettaglio tutti i nostri processi decisionali. È importante coinvolgere i nostri uomini nei processi di azione, di lavoro, perché vogliono capire cosa stiamo facendo e dove ci stai portando. Ma delle volte ne possiamo anche dire: noi abbiamo informazioni che non necessariamente sono condivisibili o utili condividere, che però devono bastare per dirti che se io sono il tuo capo funzione, capo reparto, responsabile di questa unità, dobbiamo muoverci in questa direzione, perché c'è quell'azione di fiducia, di rispetto, di riconoscibilità nel tempo, di mutuo scambio, per cui in fondo il mio responsabile ci dà delle indicazioni, non ho ancora ben capito dove, chiedo lumi certamente, ma intanto mi muovo. Perché? Perché se l'ha detto il mio capo, la mia capa, la mia referente, la mia responsabile, saprà lei là dove può attingere, a che cosa serve o non serve, quello che adesso è necessario e in cui io tra l'altro lavoro e per cui sono pagato. Ma tutto questo, capite bene, viene prima del fai questo perché sono il tuo capo. Questo è altra storia. Prima viene il fatto che i miei uomini mi inseguono, perché comunque quello che io vado a trasferire loro, a chiedere loro, avviene perché c'è un rapporto fiduciario. Leggiamo dall'altra parte: non c'è la presunzione della fregatura, non c'è la presunzione dell'inganno, non c'è la presunzione della sola. Se io invece lavoro tutti i giorni con un capo e con i colleghi, il cui agire ogni volta lo devo guardare con sospetto, perché mi aspetto che dietro ogni proposta, ogni richiesta, ogni complimento, ogni ringraziamento ci deve essere qualche cosa che sotto sta tramando, signore, è una vita d'inferno, poi diventa burnout, ma per altre ragioni. Cioè, non dobbiamo rischiare di scivolare nell'errore
di vivere male perché non abbiamo consolidato bene determinati rapporti. Il messaggio è: costruiamo, e per quello che parliamo di leadership, ottimi rapporti con le persone, soprattutto in tempi non sospetti, insegniamo anche loro ad apprezzare questo come vantaggio, perché dopo è possibile guidare un cambiamento con i tempi giusti, con la crema protettiva, verissimo, fatto con intelligenza, ma ho anche la disponibilità di uno come me, che è tendenzialmente verde e al sole, per non scottarmi, metto la crema, non mi piace il sole, però se mi dice dai, vieni qua e là, mi conosci, non ti preoccupare, questa funziona, io anche se ho paura mi fido, perché non sono solo. Il leader è colui che non mi fa sentire solo. Il mobbing è fare sentire solo qualcuno, volendo estremizzare il concetto. Ci siamo?